il Signore illuminato rientra fra l'iniziativa collaterale della mostra La luce dell'arte, allestita alla Galleria del Palazzo del Ridotto fino al 28 giugno, e quindi chi ancora non l'ha visitata deve affrettarsi per visitarla. Segnalo che tra l'altro domenica 27 è aperta la mostra. Questa conferenza è stata l'Associazione degli Artisti Cesenati, attiva fin dal 2006 e promotrice di tante lavori. A mostrarci le motivazioni di questa mostra e il collegamento, che apparentemente non è così evidente, fra una mostra dedicata alla luce e Malatesta Novello, nominato Signore, è il presidente di Agar, Luciano Ciccuti, a cui cito la parola. Grazie a tutti. Io partirei dall'inizio di questo progetto. Il 20 dicembre del 2013 l'Assemblea Nazionale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno Internazionale della Luce e delle tecnologie legate alla luce. L'UNESCO, che è una componente ha fatto proprio questa scelta e ha promosso diverse iniziative, tra le quali la luce e la cultura. Noi abbiamo, come ADA, come associazione, abbiamo scelto di fare nostra questa tematica e di farla sviluppare ai nostri soci in una mostra collettiva. E il titolo è Luce nell'arte. Come è stato detto prima, qui abbiamo le fotografie dei nostri fotografi nel corridoio, mentre nel Palazzo del Capitano abbiamo le opere pittoriche, le sculture e le grafici. Dopo questa scelta del tema e la possibilità di venire in questa struttura, cioè la Biblioteca Malatestiana, abbiamo anche cercato di allargare un attimino il motivo del tema, cioè la luce dell'arte, organizzando un'esposizione d'arte contemporanea nella città di Malatesta Novello, Signore Illuminato. Quindi un collegamento di luce dell'arte e il Signore Illuminato è il gioco forza, è un tutt'uno. Di conseguenza siamo riusciti, e poi una cosa voglio dire, quest'anno ricorre il 550° anniversario della morte di Malatesta Novello, di conseguenza a maggior ragione abbiamo sostenuto questa iniziativa, anche in virtù del fatto che ci sono dei codici della Malatesta antica, della biblioteca antica, che devono essere ristrutturati. Quando nel 2014 l'Associazione Amici della Biblioteca Malatestiana ha lanciato la campagna di ristrutturazione di questi codici, noi abbiamo contribuito a ristrutturare un codice, la Questiones de Anima, di Jean de Jeannot, cioè in pratica questo codice è del XV secolo, e il proprietario di questo codice era il medico di Malatesta Novello, che quando è morto lui per testamento ha lasciato tutto alla biblioteca centrale. Questo per entrare nel vivo del discorso, perché la motivazione di questo tema è stato profondo nella scelta, nelle cose da fare poi. E abbiamo realizzato anche un catalogo che vedete esposto là fuori dell'entrata, un catalogo nel quale ci sono
testi di questa nostra giornata, dei vari relatori, purtroppo due non ci sono, per motivi diversi, sono assenti. Comunque i loro testi sono all'interno del catalogo con tutte le opere che sono state realizzate da noi soci. Il catalogo noi lo mettiamo, non in vendita ovviamente, ma lo cediamo con eventuale offerta, e l'offerta noi lo useremo per restaurare un altro codice, e se sarà necessario aggiungeremo quello che serve a livello di impegno finanziario. Detto questo, credo che la motivazione di tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo per questa conferenza sia un po' il quadro della situazione. Chiuderei con una riflessione che non è mia, è di un illustre, e ve la leggo, e dice: al di là delle conoscenze tecniche, occorre dire che le opere devono diventare un canale comunicativo aperto tra l'opera e chi la osserva. E proprio perché la luce è ciò che ci definisce esteriormente e interiormente, quando l'opera ci parla, ci fa entrare nel suo mondo incantato, e allora possiamo dire che siamo stati illuminati. Grazie. Il suo nome di battesimo era Domenico, era della famiglia
però per distinguersi dallo zio, un po' come avviene adesso Junior Senior, ecco, lui diviene Malatesta Novello, quindi noi lo conosciamo come Malatesta Novello. Quindi Malatesta Novello regnò a Cesena dal 1433 al 1465. E la biblioteca è sicuramente il suo capolavoro, anche se ha fatto molto altro per Cesena e i nostri illustri relatori poi ci spiegheranno bene cosa ha fatto. La biblioteca però sicuramente è la sua eredità più evidente, più preziosa, e fu edificata all'interno del convento di San Francesco, di cui oggi purtroppo non rimane molto, della chiesa di San Francesco. È rimasta soltanto la finestra, una delle finestre dell'abside che si vede fuori in piazza Bufalini, quello è l'unico resto della chiesa. E, nel decidere di costruire la biblioteca all'interno del convento di San Francesco, Malatesta Novello rispose a una duplice esigenza, nel senso che da un lato andò, cioè seguì quella che era una sua istanza, una sua aspirazione, dall'altro però venne incontro alle esigenze dei frati che avevano all'interno già uno scrittorio e che avevano necessità di un locale per la consultazione di libri, avevano necessità di una biblioteca sostanzialmente. E partì così questa avventura che portò nel 1454 a inaugurare la biblioteca malatestiana, era il 15 agosto del 1454. A realizzarla fu l'architetto fanese Matteo Muti, che a Cesena tra l'altro realizzò anche un auditorio della Rocca. Ma c'è chi, esaminando le caratteristiche della biblioteca, indica anche la possibilità che sia stato un intervento, un'ispirazione, o forse qualcosa di più, da parte di Leon Battista Alberti, che in quegli stessi anni era impegnato nella costruzione della Malatestiana. La sala, diciamo tutti quelli che hanno visitato, la sala del Muti, si presenta con una pianta basilicale, la basilica, cioè suddivisa in tre navate, e al lato del controllo centrale si dispongono due file di banchi illuminati da 22 finestre per ogni lato e da uno sole che è in fondo alla parete. La luce è per questo che siamo perfettamente in tema con anche il tema della musica, il tema della luce che ci propone l'UNESCO, è importantissima perché, come dicevo prima, chi entra nella Malatestiana ha subito l'impressione di una grande luminosità, che evidentemente rispondeva al meglio a quelle che erano le esigenze dei lettori e degli scrittori, di chi si recava in biblioteca per consultarla, in un tempo in cui la luce era soltanto quella naturale. Appunto, dicevamo, nelle due navate laterali si trovano appunto i banchi che sono originali, ed è questa un'altra caratteristica che rende la nostra biblioteca unica, nei quali sono collocati volumi che sono assicurati al punto per essere sicuri che non ci siano spostamenti di posizione con delle catene. La biblioteca Malatestiana è una delle pochissime, credo che siano 5 o 6 in tutto il mondo, biblioteca incatenata, quindi ha ancora le catene originali del tempo, anche quelle, che conservano i libri nelle loro posizioni. I colori della biblioteca sono i colori sono il bianco dei marmi, il rosso, il verde, delle pareti, e sono i colori tipici della eraldica malatestiana, una eraldica che ritroviamo anche negli stemmi che vengono riportati sui vari tutti, lo stemma dell'oro, cioè ci sono immagini dello steccato, le
l'immagine delle tre teste di Moro, altre immagini araldiche compaiono nella biblioteca, e all'ingresso della biblioteca c'è poi forse il simbolo più famoso di Malatesta, quello che c'è più chiaro, cioè l'elefante indiano che non teme le zanzare. Il collegamento, la biblioteca è all'interno del convento francescano e il suo primo custode è un scelto fra i frati francescani, una consuetudine che avverrà fino, che verrà rispettata fino alla fine del Settecento più o meno. Fin da subito la cura e la tutela della biblioteca vennero affidate alla municipalità. Una chiave era in mano al custode, quindi al frate del convento di San Francesco, e una chiave era in mano agli anziani del comune di allora. Questo rende la biblioteca malatestiana sicuramente più confortabile, prima la prima biblioteca civica del mondo. Molto velocemente, per concludere, la biblioteca malatestiana con i suoi codici, l'impegno per la salvaguardia dei codici è già stato indicato dal presidente di Ciputi. Diciamo che la cura della malatestiana è stata presa sempre con grande attenzione da parte dei cesenati, che l'hanno difesa in più occasioni, per esempio durante il periodo napoleonico, quando ci fu la dismissione dei vari conventi, eccetera. Quindi i cesenati hanno preso sempre molto sul serio compito di salvaguardare e difendere la malatestiana. Diciamo che questo coinvolgimento, che è stato voluto da Malatesta Novello, che l'ha lasciato proprio in eredità, nel suo testamento ha proprio dato questa indicazione, questo coinvolgimento di Cesena nella vita della biblioteca è un ulteriore esempio del ruolo che la città